Iniziamo. Allora, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio che ha chiamato l'uomo a cooperare alla sua creazione sia con tutti voi. Gesù ha manifestato la grande dignità del lavoro quando egli stesso si fece uomo e volle essere chiamato figlio del carpentiere ed usò le proprie mani e gli attrezzi nell'umile officina di Nazareth. Così tolse l'antica maledizione, conseguenza del peccato, e la trasformò in una fonte di benedizione. Quando infatti il lavoratore si applica alle cose materiali e temporali, facendo del quotidiano impegno un'offerta al creatore, purifica se stesso, sviluppa con il braccio e l'ingegno il progetto della creazione. Così associata a Cristo, nell'esercizio della carità va incontro ai fratelli più poveri e costruisce così la civiltà dell'amore. Rivolgiamo dunque la preghiera a Dio nostro Padre per intercessione di Maria e Giuseppe, perché benedica e protegga quanti verranno a lavorare in questo luogo. Preghiamo dicendo: guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci ha dato la legge del lavoro e ci chiama a scoprire le energie e le risorse della natura per metterle a servizio del progresso umano. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che hai voluto come artigiano nella bottega di Nazareth il tuo figlio, fatto uomo per noi. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che in Cristo divino operaio hai dato un senso nuovo alla fatica umana. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che nella tua provvidenza ci chiama a finalizzare le conquiste tecniche allo sviluppo integrale dell'umanità. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. Sì, benedetto Signore, che ci aiuti a trasformare il lavoro quotidiano in strumento di elevazione, fonte di fraternità e di giustizia sociale. Preghiamo. Guida e sostieni, Signore, l'opera delle nostre mani. E affidiamo al Signore tutto il lavoro, tutte le speranze, le aspirazioni che questa associazione in maniera particolare vorrà fare come volontariato per la salvaguardia del territorio. E affidiamo la nostra preghiera con la preghiera che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. O Dio, il cui Figlio ha riscattato e condiviso la condizione dell'uomo che lavora, associandolo all'opera della salvezza, confortaci con la tua benedizione, perché sia riconosciuta la dignità della fatica quotidiana ed ognuno di noi, valorizzando le risorse del creato, collabori alla promozione della famiglia umana. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione a Cristo, pietra fondamentale che ci sostiene e pietra angolare che ci unisce nel tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Il Signore sia con voi. Dio Padre di bontà, che ha reso ogni uomo responsabile del suo prossimo, perché il fratello aiuti il fratello, manifesti la sua benevolenza a quanti lavorano in questo luogo e a tutti coloro che vi entreranno. Amen. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ave Maria, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
San Giovanni Battista, Santa Barbara, che è la patrona, no? E della protezione civile, quindi che vi assista e vi protegga. Auguri ancora. Grazie. Thank you.
Thank you.
invece quello che sta dietro deve potersi appoggiare, ok? Sono stati tu, entrambi sono stati allungati alla barella, quindi non c'è pericolo che se scivolano se ne possa andare lontano dalla barella o cadere in un burrone, perché comunque sono attaccati alla barella, entrambi. Ok? Adesso gli operatori, quando loro possiamo partire. Vabbè, loro qua adesso dovranno spingere perché c'è abbastanza attrito, ma in discesa vi posso garantire che col peso la barella... Pronti? Siamo pronti? Via! Pronti, vai. Vai! Camminiamo, vai Marco, veloci! Sopra stavo bloccando le corde. Adesso io mi fermo. Andate dietro un po'. Vai tu. Vedete? Le corde non scendono perché si propone automatico sopra. Mi dai un altro po' di corda così? Lorenzo, ci sei? No.